quando il sindaco si schiera contro la mafia è un bersaglio mobile, contro la mafia, contro l'andrangheta, contro la Sacra Corona Unita, contro la Camorra e contro la criminalità organizzata. Non va lasciato solo, troppo spesso i sindaci sono soli, statisticamente non si sanno manco casi di sindaci poi minacciati che hanno abbandonato, che hanno subito violenza strisciante o sono stati messi in una condizione di isolamento. Ecco perché bisogna fare rete, però devo dire che al sud ci sono anche tante esperienze di amministratori che con coraggio hanno retto, non hanno mollato e oggi sono da esempio anche per amministratori del nord che sono in questo anche ancora non preparati al 100% ad affrontare l'infiltrazione delle mafie all'interno delle istituzioni e delle amministrazioni locali. Quindi noi possiamo portare esperienza, lavorare insieme, perché come le mafie non hanno confine, anche l'antimafia dei sindaci non deve avere confine, da Lampedusa a Bolzano. L'elezione diretta vi espone più che alla politica nazionale, no? Anche a queste cose, no? L'elezione diretta, il contatto più con... No, ma è una bellissima cosa l'elezione diretta, ti vai a prendere il voto tra la gente, l'amministratore onesto non fa voto di scambio, l'amministratore disonesto fa voto di scambio, tant'è vero che è un reato e che viene punito, però questa è la storia, non potremmo mai pensare di avere tutti i sindaci onesti e come in tutte le categorie, in tutte le professioni, in tutti gli ambiti c'è chi è onesto e chi è disonesto, però l'elezione diretta è molto bella perché c'è il contatto con il popolo ed è molto bello vedere amministratori onesti che vengono votati anche in contesti territoriali dove tradizionalmente c'è stato anche un controllo del voto, quindi segno che le cose anche stanno cambiando in positivo. Una regione in questo momento in difficoltà, è inutile nasconderci dietro il dito, insomma c'è un'amministrazione regionale che insomma è nell'occhio del ciclone per le vicende che sono su tutti i giornali, qual è il suo giudizio? Ma da sindaco mi auguro che questa vicenda così grave venga chiarita al più presto e che non abbia nelle more ripercussioni istituzionali, che noi abbiamo bisogno della regione. Noi per esempio, se solo penso alla città di Napoli, dobbiamo chiudere dei tavoli delicatissimi che ne va della vita quotidiana delle nostre comunità, quindi c'è bisogno di una regione che lavori e quindi su questo ci affidiamo ai suoi interlocutori, che non ci siano contraccolpi di nessun tipo. Ma che idea si è fatto di tutta la vicenda? No, la vicenda è molto brutta, ovviamente chi la conosce bene è solo chi sa le carte. Però insomma non stiamo a un inizio delle indagini perché c'è stato un decreto di perquisizione e quando si fa un decreto di perquisizione ci sono degli elementi che vengono anche esternati nel decreto, comunque il fatto che si ipotizzi una così palmare commistione tra settore della magistratura, settore della politica e settore delle istituzioni è la cosa più inquietante che possa capitare, quindi ci auguriamo che tutto questo non sia vero, ma in attesa di quello, da quello che leggiamo, non possiamo che dire che sono fatti molto gravi, quindi su questo onestamente questa è la fotografia. Io l'ho sentita però dire anche che insomma finché qualcuno è assolutamente convinto della propria innocenza è giusto che difenda la propria posizione e che quindi resti al suo posto, insomma. Guardate, il tema è esattamente posto in questi termini, cioè ognuno deve sapere dentro di sé come stanno le cose, però deve essere chiaro nell'esternarle, perché siccome chi ha un ruolo politico e istituzionale ha anche dei doveri di lealtà, di chiarezza, di trasparenza e di correttezza con la comunità, bisogna dirle bene le cose, perché poi c'è l'indagine, non sarà breve, io non penso ipotizzare se un'indagine dura qualche giorno. Quindi ecco che da questo punto di vista bisogna affidarsi a chi sa le cose e oggi chi sa le cose sono i magistrati e le forze dell'ordine che le sanno fino a un certo punto perché le indagini servono per scoprire come sanno i fatti, evidentemente gli diretti interessati e quindi su questo ci aspettiamo anche come dicevamo prima impegno nel lavoro e anche chiarezza, qualche nebulosa di troppo c'è stata, soprattutto quella che ha caratterizzato le dimissioni di Masturzi, qua c'è un tema che poi attiene alla campagna, alla politica, alla questione morale, al Partito Democratico, al ruolo che aveva pure questa persona, insomma la vicenda non possiamo ridimensionarla, ecco questo sicuramente. Un'ultima cosa le voglio chiedere, è coinvolto anche un giudice, da ex magistrato che
che effetto le fa? E beh, questa è la cosa che più fa tristezza, devo dire la verità, perciò ho detto prima, ovviamente qua parliamo di indagini, è un'altra cosa che voglio chiarire con nettezza, non dobbiamo iscriverci ai fan dei colpevolisti o degli innocentisti, quindi bisogna auspicare che la magistratura in piena autonomia e indipendenza faccia chiarezza, ovviamente ci auguriamo che lo faccia in tempi più rapidi, ma in tutto questo la cosa più inquietante a mio avviso è questa vicinanza che emerge tra mondo della magistratura e mondo della politica, il sottobosco che addirittura una si ipotizzi che una sentenza o comunque una decisione all'interno di una sentenza possa essere stato oggetto di mercimonio, che ci sia stata una persona che poi poteva avere un incarico. Parliamo tra l'altro di una sentenza che era sotto gli occhi non solo dell'Italia ma forse anche del mondo, insomma, letta così la fotografia è inquietante, perciò dico la vicenda è inquietante perché non è un episodio come un altro, perciò su questo bisogna andare con grande profondità, la magistratura non deve lasciare nulla di intentato e credo che questo lo auspicano tutti, anche i diretti interessati, francamente, almeno da come hanno detto. Grazie. Grazie, grazie.